Christina Aguilera ha affermato: mi ha letteralmente cambiato la vita. Oprah Winfrey invece ha detto: non potrei più stare senza, la mia vita sarebbe troppo diversa. Presidente Obama si è rifiutato di cedere il suo ai servizi segreti. Mike Lazaridis aveva concepito il BlackBerry. Oggi vi voglio raccontare una storia. Chi di voi si ricorda il BlackBerry? BlackBerry era stato concepito come mezzo di comunicazione wireless per la ricezione e l'invio di email, il primo tra tutti. Nell'estate del 2009 BlackBerry copriva più della metà del mercato degli smartphone negli Stati Uniti e si stava espandendo in Europa. Purtroppo però solamente 5 anni dopo la quota di mercato scese a un misero 1%. Cosa successe quindi? BlackBerry non era riuscito ad adattarsi. Tuttavia, adattarsi ad un ambiente in evoluzione non è un qualcosa che fanno le aziende, ma è un qualcosa che fanno le persone, nelle innumerevoli decisioni che prendono ogni giorno, ogni mese e ogni anno. In qualità di cofondatore, amministratore delegato e presidente, a Mike Lazaridis spettavano tutte le decisioni tecniche sul comparto BlackBerry. Se la sua idea può essere stata scintillante all'inizio e veramente rivoluzionaria, la sua resistenza al ripensamento e all'adattamento è quel qualcosa che è stato come l'ancora di una nave che l'ha fatto affondare e l'ha tenuto fermo, soffocando non solo la sua idea di business, ma l'intera azienda. Per quanto questa possa sembrare una storia triste, è la realtà delle cose e ci insegna veramente molto. Siamo spesso molto orgogliosi del nostro bagaglio culturale, delle nostre conoscenze, delle nostre esperienze, ma soprattutto delle nostre convinzioni. E oltre al fatto che abbiamo sempre questa enorme fedeltà nelle nostre convinzioni, tutto questo ha senso in un mondo stabile e statico, e non un mondo nel quale veniamo ricompensati in base alla convinzione che nutriamo nelle nostre idee. Purtroppo però questo non è il mondo reale. Noi viviamo in un mondo che è in rapida evoluzione, un mondo in cui il ripensamento è un'arma vincente e alla quale dobbiamo dare lo stesso spazio e lo stesso tempo del pensiero. Ripensare implica un'enorme abilità e un enorme autocontrollo, una determinata forma mentis, ma tutti noi abbiamo già molti di questi attrezzi mentali che però non sfruttiamo. L'unica cosa che dobbiamo fare è tirarli fuori dalla cassetta degli attrezzi e iniziare ad utilizzarli. Molto spesso pensare va bene, ma ripensare va meglio. Oggi abbiamo un accesso alle informazioni che è veramente enorme, fin troppo. La tecnologia e la conoscenza oggi non si limita a crescere. Avevo letto un'interessante statistica che diceva che nel 2011 abbiamo consumato 5 volte più informazioni di quelle che potevamo consumare nel 1980. Un ritmo di informazioni troppo elevato come quello in cui viviamo ha bisogno di ripensamento. Il ritmo accelerato del cambiamento implica che abbiamo la necessità di mettere in discussione quello in cui pensiamo e quindi applicare il ripensamento potrebbe essere una soluzione. Mettere in discussione le nostre convinzioni affermate può essere un bene. Non si tratta affatto di un compito semplice, questo lo so, ma quanto più ci arrocchiamo alle nostre convinzioni, tanto più queste tendono a farsi estreme e radicate. Quindi quello che voglio dirvi è che oggi cambiare opinione non è un male, è un bene.